Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro amichevole TG Sound di quartiere e ben ritrovati nei miei laboratori. Anche se, come avete potuto notare, non siamo nei miei laboratori in realtà, ma sono nella villa di Capurso. Sì. E questo è un video diverso dal solito, ma l'avrete già capito. Oggi ho avuto una missione top secret da un'agenzia che è la MLR. Non posso dirvi perché cosa sta l'acronimo, perché altrimenti verrei linciato all'istante. È un'associazione siciliana molto, molto badass. E, appunto, mi ha dato la missione di catturare una lumaca e di portarla a casa. Ora, io ovviamente mi trovo in villa, ma non penso che qui troverò lumache. Sto cacciando adesso le lumache perché ha piovuto questa notte a Capurso, il mio paesino. E quindi niente, adesso dobbiamo muoverci verso la campagna per cercare lumache, quindi andiamo. Vediamo, allora. Ci stiamo muovendo. Dovremmo fare un bel po' di camminata, perché per registrare il video ho preferito non prendere la macchina o comunque la bici, se no come facevo poi a registrare? Come facevo? Questa è la mia scuola elementare. Vabbè, vi faccio vedere pure un po' di Capurso. Lì c'è l'Avis. Lì ci sono le altalene, anche se sono quelle per i bimbi. E lì ci sono quelle normali, che però non posso andarci perché i miei piedi sono troppo lunghi e non riesco ad oscillare. A meno che qualcuno non mi spinge, perché sono troppo basse quelle altalene di merda. E vaffanculo. Questo è l'ascensore maledetto. È maledetto quell'ascensore. L'ascensore, mo, è il balcone. Che cazzo di coscienza? È un balcone maledetto. Vabbè, è un balcone maledetto, raga. Non ci passate mai sotto. Io l'ho fatto una volta e me ne sono pentito, non lo faccio più. Poi vi racconterò un giorno magari, ma non è questo il giorno. Adesso andiamo a cacciare i lumache. Allora, la campagna è da quella direzione lì. Come potete vedere, dove sto andando. Ovviamente sono tipo le 3:30, no, 3:20 di pomeriggio. Quindi non c'è un cane. Stanno tutti chiusi i negozi e quindi siamo belli tranquilli. Possiamo registrare in santa pace. E il cielo si è abbastanza aperto, però l'aria è ancora fredda e umida, anche perché, vabbè, è l'inverno. Allora, questa è la panetteria da dove vado a prendere sempre il pane. Sì, casa mia non la vedrete mai. Non è vero. Vedete la mia stanza, dai. Ecco che ci prodighiamo. Magari farò qualche taglio qua e di là nel video per renderlo più godibile. Lì c'è una macchina in lontananza, potrebbe essere chiunque. Magari siamo attenti ancora a qualche nemico della MLR che potrebbe farci il culo o vuole farci il culo e impedirci di fare la missione. Sta parcheggiando, non è un buon segno. Sarà sicuramente qualcuno di malvagio. Meglio che metto in pausa. Eccomi tornato. Avevo ragione, erano tizi della GDA, che è praticamente un'associazione contro la MLR, e volevano fermarmi, ma sono riuscito a fuggire. Meno male, erano in due e sono dovuto scappare. Comunque adesso sono abbastanza vicino. Appunto, sto cercando già se riesco a trovare delle lumache che sono magari salite sui muretti, perché ovviamente per la pioggia. Cercano di non affogare e quindi escono da sottoterra e salgono sopra tutto ciò che trovano, rametti, muretti, qualsiasi cosa. In realtà mentre correvo ne ho vista una, però era morta fortunatamente, quindi niente, peccato, lasciata lì. Allora, vi faccio un po' vedere se riusciamo, se no dobbiamo magari scavalcare qui, mi sa proprio che ci conviene, scavalcare e cercare in mezzo all'erba, qui dovrebbero essercene qui. Porterò tutte le scarpe, mamma mi ucciderà, però se si spiega. Allora, siamo. Cerchiamo. Ovviamente la mia vista fa abbastanza cagare, perché non cambio la gradazione delle lenti degli occhiali da 2 anni tipo,
E ovviamente è peggiorata la mia situazione, sicuramente, perché non vedono la ceppa. Oh, una lumaca! Oh, ho visto! Attenzione! Lì c'è. Lì vedo una lumaca. Ok, vediamo se riusciamo. Dovrebbe essere viva, è su un rametto. Questa è sicuramente viva, l'altra che avevo visto era su un muretto. Allora, credo di avere le mani abbastanza fredde, perché io sono un tipo molto ghiacciato. Quindi prendiamola delicatamente. Ok, qui c'è solo un guscio. Dov'è lei? È dentro? Non ho idea se sia dentro o no, non credo. Forse ho trovato solo un guscio vuoto. La nostra missione non è ancora finita. Proseguiamo la nostra ricerca, visto che quello sembra un guscio vuoto. L'ho esaminato da vicino e mi pare proprio di sì. Quindi vediamo se qui intorno a quest'albero troviamo altro. Se no, passiamo al prossimo, ovviamente. Cioè, devo cercare di non calpestare. Anche potrebbero stare anche tipo su questi rametti. L'importante è stare lontani dalla terra per non affogare. Per loro. Pure sui muretti qui. Però non. Oddio, qui ce n'è uno. Ce n'è uno lì dietro. Vediamo. Sembra. Mi pare proprio che questo sia vuoto pure. Oddio, stavo fra attenzione. Anche questo mi pare proprio un buco nell'acqua. Di nuovo. Non riusciamo a trovare una lumaca, un altro guscio, insomma. Questo muretto è una miniera d'oro. Vediamo. Anche questo mi pare. Oddio, lo sto prendendo. Credo che quella sia terra, no? Terriccio. Vediamo, voi non vedete, scusate. Terriccio. Sì, credo proprio sia terriccio. Non mi pare che si sia mosso per un bel po' quest'altro guscio. Naccia. Qui c'è pieno di gusci con lumachine andate male. Forse questo muretto non è la soluzione ai nostri problemi e al risolvimento della nostra missione. Proseguiamo. Allontaniamoci da qui. Andiamo verso nuove avventure, verso nuovi alberi e nuovi rametti. Tutto è possibile. Questo video mi fa molto Matteo Montesi, io che vado in giro con la telecamera in mano. Molto, molto Matteo Montesi. Pure questo guscio sembra essere vuoto. Insomma, non è giornata per questa missione. Sto avendo sfiga. Vediamo. Ma io non demordo. Devo assolutamente risolvere. Anzi, assolvere questa missione entro oggi, altrimenti probabilmente altri agenti della JDA mi saranno alle costole. Sì, sembra una di quelle storielle che raccontava i bambini in villaggio, al mini club. E loro ovviamente andavano pazzi per questo tipo di storie. Anche non credo di aver calpestato nulla di eccessivamente guscioso. Bisogna cercare tra le foglie. Bisogna cercare sopra i rametti. Tutto è possibile. Vediamo. Dentro quell'albero c'è un guscio. Ah, dentro quell'albero ci sono 3-4 gusci. Non so se riuscite a vedere.
ce ne sono 3 o 4. Però sinceramente ho paura a metterci la mano dentro. Non vorrei. Però è un posto abbastanza sicuro effettivamente. Poi ce ne sono 3, uno dei 3 sarà buono, sarà lumacoso. Vediamo. Non vedo altre creaturine lì dentro. No ragazzi, mi cago in mano a mettere la mano là dentro. Vediamo, tagliamo i rami. Raga, se muoio per qualche morso strano, sappiate che vi ho voluto bene a tutti e 350 gli iscritti, a tutti quelli che hanno guardato per almeno una volta un mio video e a tutti quelli che ovviamente hanno messo mi piace. Allora, molto delicato. Il fatto è che non riesco a prenderlo. Che cosa cacchio ho tirato? Che cos'è quello schifo? Oddio, c'è una sostanza schifosa. Allora, che c'è qui dentro? Ovviamente la telecamera non mette a fuoco, manco a pagarla. A fuoco. Non mi pare. Credo proprio che fosse robaccia. Che se sì, poi il guscio è pure rotto. Sarà qualche scarto. Ce ne sono altri 5 però di gusci. Vabbè, ho già messo la mano una volta. Metterla di nuovo non è di certo un problema. Questo pure è rotto. E che c'è dentro? Sempre terra. Terriccio. Scusate se non si vede tanto bene. Ce ne sono veramente a migliaia. Prima ne vedevo solo 3. Adesso ne vedo un sacco, come potete vedere. Uno di questi sarà la nostra fortuna. Ah, che schifo. Cazzo è? No, là ci sono tutti i scarti di lumache. Cioè, è inutile continuare a cercare lì. Avete presente quando l'interrogazione non sapete che dire, iniziate a fare è tipo cioè, quando lo fanno i vostri compagni parte un facepalm generale della classe e anche del prof. Perché è molto meglio stare muti che fare Lì c'è un guscio. Un altro guscio. Ho visto 2 gusci. Ok, con calma. Vediamo il primo. Piano. Anche questo guscio sembra vuoto e abbandonato. Non ce ne sta andando una giusta. Vediamo altri 2 che sono qui. Questo è pieno di terra. Questo idem. Ormai mi sono rassegnato a trovare tutta sta roba. Mannaggia, trovare una lumaca non è affatto facile come credevo e come sembra, ragazzi. Vedi, questo video vi insegna che ci sono missioni, ci sono cose nella vita che sembrano facili, ma in realtà non lo sono. Questo è un grande insegnamento. E poi ricordate sempre, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. So che non c'entra un cazzo col video, ma fa sempre bene ricordarlo. Stan Lee era un cazzo di genio, è un genio. Cioè, c'ha 93 anni quel figlio lì. Non si rassegna a morire. E nessuno vuole che muore, in realtà, nemmeno io. Allora. Madonna, non so nemmeno come stanno venendo le riprese perché non ho mai fatto un video del genere. Sicuramente stanno venendo di merda. Oddio. Considerando che la mia mano si sta atrofizzando dal freddo, dovevo mettermi cazzo di guanti. Invece non li ho portati. Magari cambio mano. Altra merda.
Altra merda. Cazzo caca qua, i cani. Vengono i cani a cagare qua. Che cazzo. Di nuovo, ho trovato di nuovo un posto pieno. Ce ne sono ben due, uno lì, uno qui e uno qui. Vediamo un po'. Qui c'è una ragnatela di ragno e c'è anche un ragno dentro, credo. Qui dentro. C'è un fottutissimo. Qui dentro c'è un fottutissimo ragno, ragazzi, con una ragnatela. Quindi mi sa proprio che gli altri. Non so se è un buon segno trovare sto accumulo. O è un cattivo segno e bisogna andarsene senza perdere tempo. Perché? Anche questo è vuoto. C'è un altro ragno che. O che qualsiasi insetto fosse che. Come potete. Non so se si vede, ma. Vediamo se riesco a farlo vedere. È tipo. Lo riuscite a vedere? È tipo vabbè quel coso lì che giustamente dice ma tu che cazzo vuoi da qua è pieno pienissimo di gusci, ovviamente le lumache dormono di giorno quindi bisogna anche controllare qua ma no. Anche qui credo sia un buco nell'acqua. Vediamo se questa è un po' più distante dagli altri. Credo proprio che sia vuoto. Ah, mannaggia. Ragazzi, scusate se ho messo in pausa il video, ma stavo cambiando location. In pratica da quegli alberi lì dove stavo prima stavo cercando di andare in alberi più folti, quindi in più in campagna più aperta. E mentre andavo stavo costeggiando questo muretto e ho trovato una lumachina piccolina che era sperduta sul muretto. Oddio, appena calpestato la merda. Che schifo, mia madre mamma. Oh mio Dio, che schifo. Ah, mia madre mi ammazza. Ah, che schifo. E niente, guardate quanto è bella, solo che credo che è uscita, praticamente era appiccicata al muretto, l'ho presa e adesso è uscita. Vediamo se si vede bene col sole, non so. Si vede una ceppa, lo so raga, scusate. Vediamo. Se riesco a farvela vedere. Magari da lontano. Ecco, sta uscendo, guarda, è uscita pure la faccina. Adesso mi sta guardando. Mi ha detto che era sperduta sul muretto, io penso proprio che questa lumachina la chiamerò Alice. Alice sperduta nel paese del muretto. Ma no, sta proprio uscendo la faccina, mi sta guardando. Niente, adesso lei viene a casa con me e riprenderò le riprese lì. Ciao belli! Ciao a tutti ragazzi, eccomi finalmente tornato nei miei laboratori e ovviamente ho portato Alice con me, l'ho messa fuori in veranda. In un vasone dove teniamo un alberello di albicocco, albicocche, albicocco, vabbè, sta lì bella felice, gli ho fatto anche una fotina bellissimissimissima, spero che il flash non le dia fastidio, non lo so, dovrò indagare su questo, però dovevo farle una foto, ve la faccio vedere, ve la faccio apparire, e niente, sono veramente contento di iniziare questa esperienza e allevare una lumaca. Io vi ringrazio per aver visto boh, 18 minuti di video. In realtà sono stato più di mezz'ora a cercare Alice, quindi a cercare una lumaca che poi ho chiamato Alice. Quindi vi ringrazio davvero tanto per aver visto il video, spero vi sia piaciuto. Alla fine era un video diverso dal solito. Insomma, se vi è piaciuto mettete un mi piace e ovviamente iscrivetevi al canale e condividetelo il più possibile. Da il vostro amichevole TG Sono di Quartiere è tutto e vi ringrazio, alla prossima. Ciao belli!